Welcome to my channel, io sono Allegra Lu e oggi voglio raccontarti tutti quei prodotti che durante questa mia seconda maternità stanno effettivamente facendo la differenza. Questi prodotti sono assolutamente non sponsorizzati, quindi sono proprio frutto del mio utilizzo quotidiano e tutti i dettagli li troverai in descrizione sotto, quindi potrai cliccare nel link e andare a scoprire il prezzo, la tipologia, le caratteristiche, casomai mi dovessi dimenticare qualcosa. Io ti ricordo che sono una consulente per il bilinguismo infantile, quindi andrò a descrivere tutti questi prodotti anche con la loro terminologia in inglese, casomai volessimo iniziare a introdurre un po' di inglese nella vita dei nostri bambini sin dalla primissima infanzia, quindi sin da quando sono appena nati. Il primo prodotto da cui voglio iniziare è quello che sicuramente potrebbe essere quello che fa sì che anche noi genitori riusciamo a riposarci durante i primi mesi di vita dei nostri bambini. E a cosa mi sto riferendo? Mi riferisco allo Swaddle. Lo Swaddle è un prodotto che io adoro, che ho scoperto tardi durante la mia prima maternità, ma che invece ho iniziato a usare dal primo giorno con il mio newborn, quindi con il mio secondo baby appena nato, e ha fatto proprio appunto la differenza. Lo Swaddle nasce come un tessuto in cui avvolgere il bambino, far sì che lui rimanga bello costretto come se fosse nell'utero della mamma e così riesca a prendere sonno con più facilità. Sembra per noi un po' inverosimile perché sembra quasi che facciamo una forzatura verso il bambino, ma in realtà non è così. A loro piace molto e si rilassano subito dopo averli avvolti. Fra tutti gli Swaddle che ci sono, io ne ho provati veramente tanti tipi, soprattutto anche quelli col velcro, oltre che a la stoffa vera e propria in cui avvolgere il bambino, ma devo dire che alla fine, fra tutti quelli che appunto ho testato, questo con la zip è assolutamente il più comodo di tutti perché si appoggia il bambino nel lettino, si chiude la zip, il bambino è bello compresso, stretto e si rilassa subito. Inoltre, quelli con la zip agevolano molto un eventuale cambio pannolino. Gli Swaddle possono avere anche spessori diversi in base alle stagioni. Io, ad esempio, ne ho uno per la stagione intermedia e uno per la stagione estiva e mi sono trovata assolutamente molto bene. Lascio appunto tutti i dettagli in descrizione. Il secondo prodotto che trovo abbastanza indispensabile per noi genitori e che ha fatto anche questa la differenza per far sì che possiamo riposarci anche un pochino noi genitori e far rilassare con serenità i nostri bambini è il rumore bianco. Che cos'è il rumore bianco? È un suono a noi adulti apparentemente molto fastidioso, tipo il rumore del televisore rotto, ma che invece piace tantissimo ai bambini, tanto che loro appena si attiva un rumore bianco si rilassano e dormono molto bene. Quindi affiancato allo Swaddle anche il white noise diventa qualcosa di eccezionale. Ci sono molte applicazioni che riproducono il white noise, ad esempio per il mondo Android c'è un'applicazione gratuita che si chiama Sonno del Bambino che ha all'interno diverse tipologie di suoni diversi, ad esempio mio figlio adora molto il rumore della ventola, ma altri bambini possono amare molto il rumore della lavatrice. O se no, si può ascoltare direttamente il rumore bianco vero e proprio che è questo. Quindi un rumore piuttosto fastidioso. Il terzo prodotto di questa mia seconda maternità che ho trovato molto utile è la Nightlight, quindi una luce da comodino da accendere in un proprio click tutte le volte che ho avuto bisogno. Col mio primo bambino non ce l'avevo e quindi o accendevo il cellulare al buio oppure la luce del comodino, insomma era tutto molto scomodo. Invece con questa lucina mi sono trovata molto bene, anche perché l'accendo e la spengo toccando la parte alta della testina di questo pinguino, ma se io ad esempio la schiaccio e la tengo premuta aumenta la luminosità o diminuisce. Quindi questo fa sì che io in un secondo praticamente riesca ad avere la luminosità nella camera da letto di cui ho bisogno. La cosa interessante è anche che si può cambiare tipologia di luce, quindi posso avere una luce gialla come questa molto calda, oppure avere diverse tonalità di colore, quindi diverse colorazioni. Inoltre c'è anche la possibilità di mettere il timer di un'ora. Si può caricare la batteria con un cavo USB, quindi tenere la lucina attaccata alla presa della corrente oppure portarla in giro dove è necessario. Stiamo parlando di Nanna e
che proseguo su questo filone perché so essere la parte più faticosa durante una maternità. Questo prodotto ha fatto la differenza durante la mia prima maternità e lo sta facendo anche durante questa mia seconda esperienza, perché la comodità di avere il bimbo vicino a me resta veramente impagabile. Ho sentito tantissime versioni diverse di culle che si chiamano in inglese side sleeper, come questa. C'è chi preferisce averla solo i primi mesi di vita, c'è chi dopo un po' la trasferisce nella cameretta del bambino, c'è chi preferisce il co-sleeping. Quindi questo ovviamente è un consiglio generale puramente dalla mia esperienza, come comunque d'altronde tutti i prodotti che sto presentando, ma a me avere il bambino vicino al letto, ma non nel letto, ma non in un'altra stanza, è stata assolutamente la scelta migliore. In questo modo io riesco ad avere sotto controllo la situazione, riesco a dargli il latte la notte quando è necessario senza dovermi alzare dal letto. E nel mio caso io ad esempio ho scelto di non attaccarla al letto, ma di tenerla solo vicina, perché la gestione di spostare la culla così mi aiuta molto anche a mettere a letto il bambino oppure per alzarmi, insomma, è molto molto flessibile. In questo caso io una culla come questa l'ho comprata usata su il portale di subito.it, l'ho pagata soltanto 35 euro e mi sta trovando molto bene, nonostante sia un prodotto non top di gamma come quello di altre marche che costa molto molto di più. Quindi anche in questo caso io consiglio sempre di fare una ricerca non solo ovviamente nel nuovo, ma anche guardare bene l'usato. Come consulente di bilinguismo a questo punto non può mancare la chicca nella seconda lingua. Un prodotto che io consiglio tantissimo, soprattutto ai genitori che hanno anche altri figli, perché può essere molto molto coinvolgente con il figlio maggiore rispetto al fratellino o sorellina minore, è prendere e acquistare quello che può essere un songbook, quindi un libricino in cui si può cantare insieme al fratellino o alla sorellina. Ad esempio, in questo caso noi cantiamo insieme, ovviamente rigorosamente in inglese, row 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 your boat gently down the stream, e gliela cantiamo al fratellino. Quindi questa tipologia di libri creano coinvolgimento, creano divertimento e li consiglio assolutamente a tutte le famiglie con dei bambini piccolini. Un altro acquisto che ha assolutamente cambiato la mia vita e che non conoscevo assolutamente durante la mia prima maternità e che invece poi ho scoperto in seguito grazie a dei video di YouTube di persone australiane, in questo caso, è la Bottle Maker. Questa è una macchinetta per fare i biberon e si fanno in un solo click. E questo ha agevolato tantissimo la mia vita notturna quando il mio bambino aveva bisogno del biberon di notte, ma anche di giorno quando magari era disperato, che piangeva e quant'altro. Io l'ho sempre tenuta qui sul mio comodino perché il momento per me più cruciale era quello della notte, i primi mesi, ora in realtà è molto meno, diciamo, fondamentale, ma mi ha salvato la vita in tante tante occasioni, tanto che è un prodotto che io ho comprato usato anche in questo caso, perché usato costa molto meno, perché se no nuovo effettivamente è un bel costo, ma la cosa molto bella è che è un prodotto facilmente rivendibile, quindi è un investimento diciamo parziale. Inoltre è anche molto comodo, questo me l'hanno detto diverse mamme, per chi ha dei gemelli, quindi un prodotto che forse in Italia non è conosciutissimo, ma che può fare veramente la differenza se non allatti ma hai bisogno del biberon, è il Bottle Maker. I prossimi prodotti, quindi il sesto e il settimo prodotto di oggi che voglio raccontare, che stanno veramente facendo la differenza, vanno diciamo in coppia. È qualcosa che io non avevo utilizzato con il mio primo bambino, che invece questa volta mi sta salvando la vita a livello organizzativo. Per chiunque dovesse allattare non con il seno, ma al biberon, comprare un formula container come questo può veramente cambiare la vita, perché fa sì che non dobbiamo uscire con dei pacchettini, dei sacchettini, poi il latte si incolla tutto, insomma è sempre un pasticcio enorme. Invece da quando io ho scoperto questa tipologia di container, quindi di contenitore, devo dire che mi sto trovando benissimo. Inserisco la dose che serve al mio bambino, in questo caso principalmente un container del genere mi tiene il latte per tutta un'intera giornata, e in accoppiata con i thermos, quindi il thermos, quello che noi diciamo in italiano thermos, con l'acqua alla temperatura giusta.
la temperatura giusta fa sì che io in un secondo abbia il mio biberon pronto, in ordine, mantenendo assoluta pulizia ed è veramente un'abbinata eccezionale anche proprio per l'acqua. L'ultimo prodotto di questo video è qualcosa di cui in realtà avevo già parlato in passato quando ho fatto vedere come faccio la valigia per i miei figli, all'epoca per un solo figlio perché ne avevo solo uno, e sono le suitcase organizers, che sono quindi delle sacchette per organizzare i vestitini dei nostri bambini. Io mi ci sto trovando in modo egregio ed è per quello che oggi ho deciso di inserire comunque anche questo prodotto già presentato in passato all'interno di questo video. All'interno di borsine come questo io riesco a organizzare benissimo il guardaroba dei miei bambini nel momento in cui devono avvenire degli spostamenti, che sia per andare in vacanza, che sia per semplicemente andare ai nonni, portare qualcosa all'asilo. Mi sto trovando in modo egregio ed è per quello che li consiglio moltissimo. Tengo le cose ben separate all'interno delle valigie. I vestiti dei miei figli sono accessibili veramente in un istante perché so dove ho messo cosa e quindi assolutamente è un acquisto secondo me che vale la pena considerare. Ad esempio, per due bambini si possono comprare due set diversi, così abbiamo due fantasie diverse, sappiamo quali vestiti appartengono a un bimbo e quali all'altro. In questo modo le valigie sono fatte veramente veramente molto bene. Ecco, abbiamo finito, abbiamo visto tutti quei prodotti che stanno facendo la differenza nella mia seconda maternità e che spero possano essere di ispirazione e di aiuto anche durante la tua esperienza. Per qualsiasi domanda o dubbio non esitare a scrivermi nei commenti e comunque sia troverai i dettagli dei prodotti appunto in descrizione come ho detto all'inizio del video. Ti ricordo inoltre appunto di iscriverti alla mia newsletter perché insieme possiamo indagare il mondo dell'inglese e di altre seconde lingue per portare il bilinguismo nella vita dei nostri bimbi.